Rita Dalla Chiesa, è difficile ovviamente in momenti come questi parlare con lei, che una vicenda simile purtroppo l'ha vissuta sulla sua pelle, e immagino sia difficile dare un consiglio, una parola di conforto ad una famiglia che è stata colpita da un lutto così grave. Lei ha perso il suo papà, lo ricordiamo, il generale dei Carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa, quindi che cosa si può dire in un momento tanti, del genere? Oltre mio papà, io stando e vivendo, ecco, essendo cresciuta nelle caserme dei Carabinieri, io ne ho persi tanti di amici. Io di berretti sulla bara col tricolore ne ho visti tanti, troppi, come quelli dove sono andata, come quello dove sono andata ieri alla Camera Ardente a salutare il brigadiere Cercello, perché quelle mamme, quei pianti, quelle mogli che non si danno pace, non riescono a capire, come non riusciamo a capire noi. C'era un fiume di gente che piangeva ieri perché non capiva che cosa in realtà fosse successo, perché quel ragazzo che vestiva una divisa, che stava facendo il suo dovere, che per tutta la vita ha inseguito il suo sogno di carabiniere per proteggere gli altri, perché c'è anche questo da dire. Guardate che la caserma dei Carabinieri dovrebbe essere la casa di tutti i cittadini, e secondo me è questo, io perlomeno l'ho sempre vissuta così, la caserma dei Carabinieri come casa di tutti. Ed è difficile, che cosa vuoi dire a una mamma che ti si stringe addosso, che ti butta le braccia al collo, come ha fatto ieri la mamma di Cerciello, la moglie, che mi continuava a dire, dice me l'hanno strappato, e gli occhi azzurri, dice te li ricordi gli occhi azzurri? E sai, non è semplice. Non è semplice da accettare, non è semplice da capire, e soprattutto a me francamente dà fastidio sentir dire le polemiche. Non ci dovrebbero essere polemiche dietro una morte come quella, così ingiusta, così vigliacca, così... Le morti sono spesso non sono violente, questa è stata violentissima. 11 coltellate, non... scusate, ma non è... Per me non è normale. Dovrebbero tacere anche gli ignoranti, sei d'accordo? Dovrebbero tacere. Chi alza le spalle, e ne ho visti tanti, quando tu parli delle condizioni di vita dei nostri carabinieri, al di là della divisa che loro portano, dentro ci sono degli uomini, questo dobbiamo ricordarcelo sempre, e la fatica che fanno, il sacrificio, e il sacrificio non è soltanto il loro, ma è anche quello delle loro famiglie. Quante volte io ho sentito dei carabinieri, dei marescialli, degli ufficiali dire no ai figli, no, questo non ce lo possiamo permettere, no, quest'altro no, perché ricordiamo sempre anche, perché uno fa presto a dimenticarsene, no, lo stipendio che loro prendono. È uno stipendio assolutamente minimo, nel quale loro però fanno vivere in modo molto dignitoso, facendo i salti mortali le loro famiglie. Se non fosse una vocazione, lo sforzo certamente non è commisurato, esatto, allo stipendio. Esatto.